Scegli la musica e l'informazione responsabile. Scegli le radio responsabili. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Scarica l'app Radio Player e scegli RCS 75 Radio Castelluccio. Buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana amici di Radio Castelluccio e amici di Serano Sport 24. Qui siamo a Destinazione Sport, il programma condotto da me e dal direttore di Serano Sport 24, Lino Grimaldi Avino. Ciao Lino, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno e buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Oggi parliamo di Taekwondo, quindi attenzione Lino a come parli, perché qui, oltre che un mio ex maestro, anche se per poco tempo, c'è il maestro Francesco Rocciola. Ciao Francesco, buongiorno. Buongiorno a tutti, buon lunedì a tutti quanti, buongiorno a te Francesco, buongiorno a te Lino. Buongiorno, è piacere di conoscerti. Dato che piacere di conoscerti. Sì. Immagino che quindi oggi vogliono ammazzare Francesco. No, dai, no, non direi proprio mazzate, semmai qualche calcio in volo, Lino, più che mazzate, dai. Prima che la linea abbandoni Lino, io voglio far fare e voglio far togliere tutte le curiosità su questa disciplina, Lino. Francesco, ti ringrazio anche perché già l'audio sta iniziando a dare segni di squilibrio. E allora, Francesco Rocciola, in questo sì. caso, senti una cosa, ma cos'è il Taekwondo? Non c'entra niente con il judo? Che cos'è? È una parola anche così strana. Allora, innanzitutto, letteralmente il termine... Etimologicamente... Sì. La cosa che dico, benissimo. Cosa etimologicamente, il termine appunto Taekwondo significa l'arte del pugno e del calcio in volo. È una disciplina, un'arte marziale di origine coreana e come il judo, come il karate, come dicevi te, è annoverata tra le arti marziali, diciamo così, tradizionali, cioè non di, tra virgolette, nuova generazione, cioè però appunto come il judo, il karate, l'aikido, il kung fu, eccetera, queste arti marziali sono delle discipline, possiamo dire, centenari, quindi diverse da, diciamo così, dalle attuali arti marziali miste e quant'altro. Nello specifico il Taekwondo, oltre ad essere un'arte marziale, è anche uno sport da combattimento, nel senso che è entrato a far parte, insomma, del panorama olimpico già delle Olimpiadi del 1988 a Seul, dove esordì quale disciplina, diciamo così, dimostrativa, e poi ha seguito tutto l'iter che solitamente seguono le discipline per essere annoverate nel panorama olimpico in maniera stabile, fino, diciamo così, al debutto ufficiale a tutti gli effetti tra le discipline olimpiche ufficiali a Sydney del 2000. Quindi è stato poi confermato ed è uno sport da combattimento, un'arte marziale olimpica a tutti gli effetti. Ecco. Spero di essere stato esaudiente da questo punto di vista, sia etimologico che tecnico, diciamo così. Sì, ma ce ne sono ancora tante di domande, ma una cosa del genere, uno sport del genere, come è entrato anche nel tessuto familiare? Cioè, voglio dire, non sei l'unico, Francesco mi diceva che è una cosa di famiglia. Sì, effettivamente siamo... una faccenda di famiglia, il Taekwondo. Diciamo bello così Andrea. Esatto, bravo. Diciamo che è una faccenda di famiglia, proprio lo sport da combattimento. Considera che mio padre è stato un pugile anche di discreto livello, quindi voglio dire, è proprio un discorso di combattimento che fa parte della nostra famiglia. A parte gli scherzi, oltre me, come diceva Francesco, c'è anche mio fratello Andrea, che anche egli è un maestro di Taekwondo, soltanto che lui si è trasferito da circa un 5-6 anni su a Modena, e lì ha messo, diciamo così, la sua società, la sua associazione di Taekwondo, e sta operando anche lui con buoni risultati.
Lui si è trasferito per motivi di lavoro, lavora presso una prestigiosa azienda del Made in Italy che ha sede lì, diciamo nella provincia di Modena, dai. Senti, senza fare rossa. Sì, nel nostro programma io sono la pecora nera, quindi ti devo chiedere una cosa, ma in casa quando si litigava tra te e tuo fratello, volavano calci, pugni, ma con tecnica o ma non ammazzato come si dice. No, siccome siamo stati entrambi degli atleti di buon livello, diciamo che non è che volavano mazzate alla cecata, no, si cercava, diciamo, di mantenere anche un certo, quindi volavano mazzate per bene. Esatto, bravo, tecnico formale, diciamo così, dai, si era formale anche su questo, si faceva tutto l'iter, diciamo così, tutto il rituale, dai. Non so, io immagino un ring fatto in camera da letto, tutto spostato. Se si non diventa mamma, capito? Sarebbe alquanto difficile, diciamo, allestire un'area gara. Dimmi. No, dicevo in casa. Da piccolo, come tanti della metà, siamo cresciuti con Bruce Lee. In camera sarebbe alquanto difficile mettere. Sì, mi arriva la voce in ritardo, Francesco, inizio ad avere un po' di problemi di audio. No, fai la domanda, Dino, fai la domanda. Dicevo. Ok, infatti. Dicevo, da piccolo, per quelli della metà, insomma, siamo cresciuti a Pane Bruce Lee e Jean-Claude Van Damme. Uno sport così, come è entrato nella tua famiglia? Non so, vedendo Ryuken, vedendo giocando a Street Fighter, Mortal Kombat. Allora, ti dico la verità, nello specifico ti parlo di me. Ci sono un po' di problemi con Francesco, probabilmente qualcuno lo sta chiamando e si è interrotta la linea. Se Francesco gli sta ascoltando, lo invito. Questo sport, no? Adesso va meglio. Ok, mi chiedevi come è arrivato questa disciplina, questo sport in casa mia. E ti dicevo, io ero appassionato di pugilato, un po' per emulare mio papà, eccetera, però ero piccolo e all'epoca, diciamo, nelle palestre di pugilato, quando i ragazzini erano troppo piccoli, non li facevano accedere per vari motivi, e papà mi avvicinò a questa disciplina, disse: andiamo a provare questo sport, poi magari quando sarai più grande potrai fare quello che preferisci, questo famoso pugilato che tanto ti piaceva. Così ho provato col taekwondo, ho iniziato, mi sono appassionato e poi non l'ho mollato più, praticamente mi ha seguito, o meglio l'ho seguito da quando avevo 8 anni. Considera che adesso ne ho 40, quindi ho passato, si può dire, tutta la mia vita praticando il taekwondo. Ah, ecco. Ma c'è molta differenza tra uno sport, tra un'arte marziale e l'altra? Cioè, intendo dire, tipo kung fu, kickboxing, karate, taekwondo. Io ci metterei anche lotta greco-romana. Per rimanere, allora, insomma, come tradizione dalle parti nostre, quanta differenza c'è realmente? Anche perché alcune non sono tutte discipline olimpioniche. Esatto. Allora, diciamo così che le arti marziali si basano su per giù tutte quanti sugli stessi principi, possiamo dire, come posso dire, filosofici, dai, quasi filosofici. Ovviamente poi ogni disciplina, a seconda dell'area geografica dove ha tratto origine, per esempio mi viene da dire il taekwondo per quanto riguarda la Corea,
il karate nel Giappone, eccetera, eccetera, diciamo che ha assunto dei tratti distintivi anche appartenenti alla cultura di quel singolo popolo. Da un punto di vista, questo diciamo da un punto di vista all'origine, da un punto di vista tecnico, ogni disciplina da un punto di vista tecnico si è poi specializzata per un utilizzo del proprio corpo sotto forma di arma. Ti faccio un esempio, il Taekwondo si è specializzato, si è caratterizzato essenzialmente per l'utilizzo dei calci piuttosto che delle tecniche di pugno. Esistono da un punto di vista marziale, esistono tanto tecniche di pugno, tanto di calcio e quant'altro. Però poiché ecco il Taekwondo è evoluto maggiormente verso l'aspetto sportivo, si è maggiormente specializzato da questo punto di vista. Il judo, mi viene da pensare, il judo o la lotta, per esempio, hanno un utilizzo del proprio corpo, diciamo così, come forma di arma, completamente differente da quello che è il Taekwondo. C'è un corpo a corpo, sono essenzialmente caratterizzate da prese, schienamenti, atterramenti, leve, bloccaggi e altro. Quindi totalmente differente. Però tutti questi sport sono uniti sotto un'unica parola che Francesco, significa rispetto. Francesco, io ho fatto, ti destino il tuo... Non so se si sente bene. Comunque, io ho finito il mio ciclo di domande, te lo destino. Sì, perché vedo, sento piuttosto che vedere che l'audio già sta abbandonando. Dicevo, Francesco, tutte queste discipline che hai elencato prima Lino, quindi judo, karate, kickboxing, eccetera, eccetera, sono comunque riunite sotto un'unica parola, ovvero rispetto, perché tu mi insegni che c'è soltanto un modo per utilizzare questi arti marziali, ovvero sul tappeto, fuori dal tra virgolette ring, no. È chiaro. Ognuna di queste discipline prevede un rituale prima dell'inizio della competizione, del singolo match, eccetera. Per cui il tutto si svolge all'insegna del rispetto reciproco dell'avversario, anche se il mio modello di prestazione mi porta a mettere a segno il punto valido attraverso un contatto fisico quale possa essere un calcio piuttosto che un pugno o un atterramento, ma questo attiene soltanto il mio modello prestazionale, ossia il compito che l'atleta è chiamato a svolgere. Quindi, come dicevi te, il tutto alla base c'è comunque rispetto e sana competizione tra i due contendenti. Ti ripeto, è soltanto una questione tecnica che porta i due contendenti, gli atleti, a mettere a segno il punto attraverso una tecnica di calcio, di pugno o diciamo, ti ripeto, uno schienamento, un atterramento, a seconda di quello che sia quello che la singola disciplina prevede, il modello prestazionale di ogni singola disciplina prevede. Abbiamo visto nel corso forse degli ultimi anni una propensione dello sport anche per quanto riguarda la categoria femminile, no? Il calcio in primis. Credi, Francesco, che anche questi sport di contatto possano riavvicinare il pubblico femminile? Assolutamente. Questa riflessione l'ho fatta anche io e l'ho notata sia per quanto riguarda il Taekwondo, ovviamente, perché la mia disciplina, la disciplina che pratico, che insegno e tutto quanto, questo netto avvicinarsi come dicevi te, di un pubblico femminile alla pratica di questa disciplina. Ma l'ho notato anche per quanto riguarda anche altre discipline altrettanto annoverate tra gli sport da combattimento. Mi viene da pensare, allora, per quanto riguarda il Taekwondo, l'ho attribuito a un'evoluzione che il combattimento ha assunto. Rispetto agli anni passati si predilige maggiormente l'utilizzo, per una questione di punteggio, di attribuzione del punteggio, l'utilizzo dei colpi al viso, e quindi che richiedono una maggiore mobilità articolare e elasticità, e le donne da questo punto di vista geneticamente hanno un quid in più,
E quindi questo evolversi di questa disciplina verso questo aspetto ha dato maggiore possibilità alle donne, alle ragazze di esprimersi a livelli molto, molto elevati. Quindi, per quanto riguarda, ti dicevo, il Taekwondo ho fatto questo tipo di riflessione, ma ho notato un netto interesse da parte delle donne anche alle altre discipline e da combattimento e allo sport in generale, appunto, come dicevi te, il calcio, mi viene da dire anche, per esempio, il rugby, per esempio. Nel corso delle nostre trasmissioni, anche dei nostri articoli sportivi, abbiamo sempre citato, insomma, la parola spettacolo abbinata allo sport. Mi viene da pensare, non so, agli sport americani, quale l'UFC o il wrestling, non so che opinione tu abbia del wrestling, ma credo non positiva, perché rispetto ai forse gli sport, quelli là realmente di contatto e quindi un attimino un po' più di fisico, è solo spettacolo. Ecco, pensi che anche il Taekwondo o tanti altri sport di contatto possano legare insieme anche la parola spettacolo e quindi magari allargare anche la propria visione, il proprio mercato allo sport entertainment? Allora, assolutamente, assolutamente sì, ti rispondo alla tua domanda, assolutamente sì. Ti dico che il Taekwondo non prevede soltanto il combattimento. Nel Taekwondo c'è anche, diciamo così, i pomse, che sarebbero le forme. Ok? E quelle nettamente hanno un aspetto spettacolare, decisamente più, diciamo, marcato. Dai, non voglio dire più marcato del combattimento, ma marcato. Poi c'è uno stile, all'interno dei Pomsè che è il freestyle, dove gli atleti si esprimono attraverso delle evoluzioni di calci acrobatici, delle rotture di tavolette in successione, diciamo molto, molto più improntato sull'aspetto spettacolare e dimostrativo della disciplina. Per cui sì, ritengo che anche queste discipline si stiano già tagliando una fetta importante per quanto riguarda lo spettacolo. Qualche mese fa una nostra squadra dimostrativa è andata addirittura alla trasmissione Italian Got Talent e ottennero un grossissimo risultato, cioè un grossissimo successo. Mi sembra, adesso tecnicamente non ti saprei dire, ma vennero insigniti del massimo risultato in questa trasmissione. Quindi si sta lavorando moltissimo anche su questo aspetto. Quindi ecco, assolutamente sì, rispondendo alla tua domanda. A marzo ti hanno conferito un ruolo importante, no? Preparatore fisico-atletico degli sport di combattimento. È un bel traguardo. Sì, mi è stata assegnata questa docenza nell'ambito di questo corso di formazione di preparatore fisico-atletico negli sport da combattimento organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport Campania e io all'interno di questo corso mi occuperò del settore Taekwondo. Praticamente questo corso come si svilupperà? Con delle lezioni di anatomia, delle lezioni che riguardano l'apparato muscolo-scheletrico, l'apparato respiratorio, cardiocircolatorio, eccetera, e poi entrerà nello specifico delle discipline da combattimento olimpiche e poi sono state introdotte anche alcune discipline non olimpiche, sempre da combattimento. E io mi occuperò appunto del Taekwondo, quindi la mia docenza riguarderà i mezzi e i metodi di allenamento nel Taekwondo, sulla preparazione fisico-atletica, ma ovviamente non puoi, come posso dire, escludere quello che è la singola, diciamo, il singolo modello prestazionale della disciplina per poter impostare una preparazione. Ecco. Invece il progetto Invece il Scuola progetto Taekwondo Salerno. Scuola Taekwondo Salerno. Sì. Allora, l'associazione è un'associazione sportiva senza scopi di lucro, la ASD Scuola Taekwondo Salerno,
che è nata nel 2012 qui a Salerno, e grazie, l'abbiamo fondata io e mio fratello, e niente, sebbene è un'associazione relativamente giovane, abbiamo ottenuto degli ottimi risultati nel giro di poco tempo. Ci rivolgiamo a un pubblico, diciamo così, prevalentemente nella fase, diciamo così, dell'infanzia e adolescenziale, però con un discreto settore anche amatoriale. E come ti dicevo, anche se di piuttosto giovane come società, come associazione, abbiamo già raggiunto dei risultati molto importanti. Abbiamo due campioni italiani in carica nella nostra squadra, un atleta selezionato dalla nazionale italiana l'anno scorso. Con questo atleta abbiamo partecipato a un torneo internazionale di livello elevatissimo e siamo riusciti a portare a casa una medaglia d'argento, ma a loro ci è sfuggito proprio per un soffio proprio. Quindi diciamo, sebbene così giovane, sebbene con qualche piccola difficoltà dovuta un po' agli spazi a disposizione, eccetera, l'associazione sta lavorando bene, la società sta lavorando bene, gli atleti lavorano e stanno portando a casa dei bei risultati e soprattutto stanno portando Salerno, la città di Salerno, su podi importanti, ecco, in ambito nazionale. Ti faccio due domande, ma possono convogliere anche in un'unica risposta. Mi collego appunto a quanto hai detto tu poc'anzi. Problema impiantistica a Salerno, chi ci conosce, chi ci segue sa che è anche un po' la mission del nostro giornale, oltre che del nostro programma radiofonico, ovvero quello del problema impiantistica a Salerno. Ma soprattutto, come dicevi tu poc'anzi, tanti tornei, tanti giovani, soprattutto con altrettante vittorie, questo penso che sia motivo di orgoglio per il panorama salernitano. Assolutamente. Per quanto riguarda l'impiantistica, noi abbiamo la nostra sede di allenamenti è presso lo stadio Vestuti di Salerno, praticamente da sempre, e da questo punto di vista l'amministrazione ci è stato vicino, nel senso ogni anno ci ha concesso l'utilizzo di questo spazio all'interno del Vestuti, l'utilizzo della pista di atletica per la preparazione atletica dei ragazzi, quindi ci ha aiutato. Diciamo che attualmente tra virgolette soffriamo un po', diciamo, di questa emergenza post-Covid, in quanto le strutture sportive sono ancora in una fase, come posso dire, quasi in stand-by. Si sta cominciando a fare attività, ma si concede soltanto l'attività sportiva all'aperto, e società come noi dobbiamo, diciamo così, organizzarci in spazi che non sarebbero proprio gli ideali per fare la nostra disciplina, però intanto cominciamo, facciamo riprendere a fare attività a questi bambini, a questi ragazzi che sono stati per tanto tempo fermi senza poter uscire di casa, e cerchiamo, tra virgolette, di limitare i danni e soprattutto di cominciare a porre le basi per quella che sarà la preparazione atletica futura in vista della prossima stagione agonistica, ovviamente salvo imprevisti, salvo problematiche, diciamo così, legate poi all'evoluzione. Ecco. A proposito di problematiche, nel decreto Cura Italia abbiamo intervistato anche tanti altri esponenti, soprattutto delle associazioni dilettantistiche. Francesco, tu sei tra quelli che propone realmente un aiuto anche agli altri sport, che poi altri sport non sono, ma noi li chiamiamo volutamente, Collino, gli sport migliori, e soprattutto un aiuto anche alle associazioni dilettantistiche. Allora, ti posso dire che da questo punto di vista la nostra federazione, ti parlo della Federazione di Taekwondo, perché ovviamente la S maiuscola migliori. Sport migliori con la S maiuscola. Sono d'accordo Lino. E dicevo, da questo punto di vista la nostra federazione, la FIDA, la Federazione Italiana Taekwondo, ci è stata vicino ad ogni singola associazione. Fin dal primo
giorno, fin dal primo momento che è sorta questa emergenza legata al Covid. Ci ha aiutato, ci ha dato dei contributi, diciamo così, un contributo di solidarietà sia all'associazione che al tecnico. Ovviamente sono stati dei contributi che ci sono stati molto molto utili, perché hanno fatto sì che l'associazione non crollasse del tutto, ma soprattutto in vista poi della successiva riapertura dell'attività, perché comunque il tutto prevede sanificazioni di ambienti, devi ulteriormente rispettare il protocollo che la federazione ha stilato in accordo con il comitato tecnico scientifico, e quindi riduzione degli atleti, degli allievi in palestra, quindi sdoppiamento dei vari turni, eccetera, eccetera, e quindi questo ha portato anche una maggiore difficoltà nel contribuire alle spese che l'associazione sostiene. La federazione ci è venuta incontro, come ti dicevo, dandoci un contributo e destinato all'associazione e destinata al direttore tecnico dell'associazione, quindi in parte possiamo dire che ecco, abbiamo limitato abbastanza bene i danni, dai. La cosa che ci preoccupa maggiormente, me e come altri tecnici, ci preoccupa, è adesso lavorare con i ragazzi, ecco. Lavorare... Infatti questo ti volevo chiedere. Come potrà essere, più che altro, il post-Covid... visto dai più piccoli, perché magari vivono le paure dei genitori. Esatto. Adesso la difficoltà, per quanto riguarda i più piccoli, la difficoltà maggiore è quella di istituire, diciamo, una sensazione di maggiore serenità, cioè il ritornare in palestra nel rispetto del protocollo stabilito, nel rispetto delle normative dettate anche dal governo, nel rispetto, diciamo, di queste prassi, di queste procedure da adottare, al fine di ritornare ad una vita normale, perché comunque noi dobbiamo tornare a fare tutto ciò che facevamo prima, è chiaro. Almeno in prima battuta, almeno momentaneamente, non potremo farlo nella stessa modalità, in maniera identica, ma dobbiamo tornare a fare quello, dobbiamo tornare ad allenarci, dobbiamo tornare a scuola, dobbiamo tornare al lavoro, dobbiamo tornare a uscire, dobbiamo tornare a fare quello che facevamo prima, è chiaro, con le dovute precauzioni, con i dovuti accorgimenti e soprattutto nel rispetto di quelle che sono le normative che ci vengono dettate. Questa quarantena come l'hai vissuta? Sei tu che i tuoi atleti? L'ho vissuta a casa. Per uno sportivo come te? Con uno sportivo come me, con i ragazzi che praticamente mi chiamavano in continuazione. Francesco, passavo la giornata praticamente tra il cellulare, cioè quindi al cellulare e con i messaggi. Maestro, quando riprendiamo? Maestro, dimmi, io voglio allenarmi. Maestro, così, come facciamo? Ma quanto tempo ci vuole? Ovviamente anche io fremevo, però ho cercato ai ragazzi di tranquillizzarli, di trasmettergli serenità, perché comunque parliamo di ragazzi, ragazzini anche molto molto giovani, e quindi sicuramente anche loro hanno subito una sorta di tensione, di stress dovuto a questa situazione così, così surreale. E niente, io ho cercato di, come ti dicevo, di trasmettergli serenità, tranquilli, tra un poco iniziamo, stiamo sistemando tutto, sono andato in palestra, la stiamo pulendo, stiamo ripitturando, a volte dicendo anche qualche bugia bianca, ma pur di trasmettergli questa sensazione di: ragazzi, andrà tutto bene, non vi preoccupate, ho smontato il tappeto, abbiamo dato una pulita, adesso facciamo la sanificazione e cominciamo a montare di nuovo il tappeto, ho spostato un po' di cose in palestra. Ti ripeto, sono state delle bugie bianche, nel senso così,
e credo che per certi versi, diciamo, ho sortito l'effetto che volevo, ecco. Invece, ti è mai capitato, parlando magari, ecco, appunto, dei più piccoli, o magari di qualcuno già un po' più grande, di avere paura nell'affrontare il taekwondo? Ecco, come tu dicevi prima, dire anche qualche bugia bianca, qualche bugia a fin di bene, quindi oltre che il ruolo dell'istruttore e del docente è quello di essere preparato anche tecnicamente e teoricamente, ma deve essere soprattutto un bravo psicologo. Correggimi se sbaglio. Diciamo, più che psicologo, direi devi avere una grossa dose di empatia. Empatia, sicuramente. Devi essere molto empatico con le persone in generale e con i bambini, con i ragazzini, con i ragazzi in particolare. Oggi loro vivono, diciamo così, delle situazioni a volte anche particolari, e quindi in alcuni casi vedono la palestra, vedono lo sport come una valvola di sfogo. In quell'ora loro vorrebbero fare di tutto il contrario di tutto. Altre volte invece, pur spinti da una grossa voglia di entrare in palestra a fare attività, a volte si sentono quasi inibiti dall'ambiente circoscritto o dalla presenza di compagni di allenamento. Ecco, io cerco di trasmettere loro che quell'ambiente circoscritto, la presenza di tanti compagni di allenamento, per certi versi tanto diversi l'uno dall'altro, quello che è un po' più alto, quello che è un po' più snello, quello che è un po' più robusto, la femminuccia con i capelli più lunghi, la femminuccia, ecco, la diversità. Cerco di trasmettere questo come un valore aggiunto, come è quello l'aspetto che maggiormente ti può dare forza, ti può dare fiducia in te stesso. Perché siamo differenti, ognuno di noi è differente dall'altro, e soprattutto le situazioni nella vita, nella vita incontrerai le situazioni sempre differenti, ogni giorno è differente dall'altro. Quindi abitui il bambino, il piccolo atleta, ecco, a questa situazione di reagire. Il taekwondo, come le altre discipline da combattimento, è definito uno sport situazionale, nel senso che ogni singolo istante nell'ambito della competizione è completamente diverso, differente da quello che lo precede e da quello che sarà successivamente. Perché? Perché i due atleti interagiscono l'uno con l'altro, e semmai, anche se gli stessi atleti si incontrassero più e più volte allo stesso orario, nelle stesse condizioni climatiche, quindi diciamo con dei parametri fissi, rigidi, sicuramente la loro prestazione l'una nei confronti dell'altra sarebbe sempre differente. E quindi puoi studiare l'avversario fino a un certo punto. Esatto, fino a un certo punto, così. Quindi ecco, questo improntarli all'interagire con tutti i compagni di allenamento, con delle situazioni differenti, li porteranno ad essere, secondo il mio punto di vista, attenzione, dei buoni cittadini, e anche magari dei buoni atleti, ma quello magari può essere un valore aggiunto, un quid pluris. Quello che ci interessa maggiormente è un buon cittadino, da questo punto di vista, ecco. Se poi, attenzione, se poi questo buon cittadino ci vince anche le Olimpiadi, non certo ci dispiace, dai. Una medaglia d'oro alle Olimpiadi fa sempre comodo. Fa sempre bene, esatto. Sì, fa sempre comodo averla quella medaglia appesa lì. Francesco, prima di salutarti e ovviamente ringraziarti, vogliamo sapere un po' i progetti tuoi futuri e anche della scuola. Allora, innanzitutto, adesso stiamo, come ti dicevo, abbiamo ripreso le attività, stiamo lavorando in condizioni, diciamo, improntate proprio sulla ripresa, ecco. Intanto mettere insieme i ragazzini, farli riprendere a fare attività, farli riprendere attraverso il gioco, eccetera. Contiamo, e poi ovviamente con i più grandi si passerà da subito alla preparazione atletica per la prossima stagione agonistica. Se tutto va bene, dalla prossima stagione agonistica, che inizierà da settembre, abbiamo
speriamo di poter partecipare a delle prossime competizioni che ci saranno e in ambito nazionale e in ambito internazionale, ma tutto questo ovviamente al di là della nostra volontà, del nostro prepararci, del nostro allenarci, eccetera, eccetera, dobbiamo stare un attimo a vedere cosa succederà poi da settembre, anche perché ci saranno sicuramente delle ulteriori norme da attuare, e quindi dovremo procedere work in progress, ecco. Perfetto, quindi noi con Salerno Sport 24 e con Radio Castellucci aspettiamo soltanto di sapere le tue notizie. Sicuramente puntiamo sugli eventi. Sicuramente puntiamo in alto. Guarda, ti posso dire che sicuramente puntiamo in alto. Dobbiamo portare qualche altro titolo italiano a Salerno. Perfetto, ci fa qualche piacere altra, di questa. E magari anche qualche altra convocazione in nazionale con successiva partecipazione a campionati mondiali, europei, quello che sia. Siamo bello, determinati. Bello, dai, siamo determinati. Perfetto. Francesco, noi ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia, tienici aggiornato ovviamente. Certamente, grazie per avermi ospitato presso la vostra trasmissione, ti ringrazio Francesco, ti ringrazio Lino e a presto. Noi salutiamo gli amici di Radio Castelluccio e di Salerno Sport 24, da Lino e da Francesco è tutto, ci vediamo sabato con Destinazione Arechi. Ciao! Scegli la musica e l'informazione responsabile. Scegli le radio responsabili. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Scarica l'app Radio Player e scegli RCS 75 Radio Castelluccio.